restaurato il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo a Tobbiana. La torre campanaria, risalente alla metà del Cinquecento, è rimasta sostanzialmente come era in origine, senza aver subito grosse modifiche nell'arco dei secoli. L'intervento, seguito dall'architetto Gianluca Giovannelli, è consistito in un restauro conservativo, con il consolidamento della struttura muraria, della copertura della cella campanaria e con il risanamento del paramento lapideo, che presentava uno stato di degrado molto avanzato. L'intervento è stato fatto per conto della parrocchia di San Michele Arcangelo. La parrocchia è stata la promotrice dell'intervento e tra l'altro l'intervento ha avuto un po' di vicissitudini all'inizio, perché essendo una parrocchia molto piccola le risorse ovviamente erano da reperire, e fortunatamente abbiamo reperito le risorse da parte della Fondazione Cassa Risparmio, che è sempre vicina appunto al patrimonio culturale locale, e da parte della CEI. Con questi contributi, a cui si è aggiunta anche una quota degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune di Montale, siamo riusciti a sostenere diciamo il 90% dei costi, e diciamo un 10% residuale ovviamente rimarrà a carico della parrocchia e quindi dei contributi che derivano dalla parrocchia stessa. Diciamo un intervento su un bene culturale che ha consentito appunto di recuperare questa torre campanaria, che è molto bella e si presenta dopo l'intervento di restauro molto bene nella campagna, inserita in questo complesso formato dalla compagnia, dalla canonica, dalla chiesa, e quindi è un insieme di notevole pregio. La fondazione è molto attenta al recupero dei beni culturali sul territorio, e quindi era già intervenuta in passato in uno di queste unità immobiliari. Ora l'intervento di oggi, l'inaugurazione di oggi, riguarda appunto la torre campanaria, che è il secondo intervento importante che abbiamo finanziato in questo luogo. Don Cristoforo, parroco di Tobbiana, durante l'inaugurazione ha ringraziato, oltre alla CEI, la Fondazione Caripit e l'amministrazione comunale di Montale, anche i parrocchiani che con le loro offerte hanno contribuito alle spese per il restauro. Nel paese dei mille campanili, questo è il mio.